Serata di gala per la Regione Liguria al Palafiori all'interno di Casa Sanremo nel pieno centro della città, con uno spazio di promozione turistica della bellezza dei suoi territori e che ha offerto in questa settimana festivaliera a tutti i visitatori una immersive experience nei luoghi più belli e significativi. Il governatore Giovanni Toti, la giunta regionale e parte del consiglio regionale hanno accolto gli ospiti in una serata ovviamente in cui si è parlato quasi esclusivamente di Festival di Sanremo, come confermatoci dallo stesso governatore Giovanni Toti. Il Festival di Sanremo è una vetrina straordinaria per la nostra regione. Il Sanremo è un palco che unisce gli italiani, sono 10 milioni di persone e più che le guardano tutte le sere davanti alla televisione, è una vetrina che esiste da 69 anni, è coerente con la nostra cultura e la nostra regione. De André, di cui ricordano i 20 anni della morte quest'anno, ma la scuola dei cantautori liguri è una scuola molto importante. Quest'anno è ancora più importante perché c'è una Liguria che, nonostante le difficoltà di quest'anno, vuol dimostrare che c'è, che ha voglia di crescere, che ha voglia di andare avanti con tutta la tenacia e la determinazione del caso. Quindi direi che è una grande occasione per esserci. Si può essere soddisfatti dei numeri in termini di presenze che il festival ha portato in quest'anno? Beh, mi pare che Sanremo oggi sia piena di gente. Tutti i principali media del paese hanno qua una loro base, c'è una visibilità straordinaria, gli ascolti del festival sono stati molto soddisfacenti rispetto alla serie storica, quindi credo che sia veramente non solo un momento di ricchezza per tutti noi in questi giorni, ma per quello che irradia nel presente, nel passato e nel futuro. Oggi giornata storica per la regione, il festival è la migliore cornice per celebrarla. Stasera daremo il premio al migliore coppia, al miglior duetto, che rappresenta appunto una lanterna, simbolo della nostra città capoluogo così gravemente ferita dal crollo del Ponte Morandi, ed è bello che proprio oggi tutto questo avvenga quando a Genova il primo pezzo di ponte è stato ufficialmente, effettivamente, fisicamente smontato, e quindi ancora una volta una promessa mantenuta sui tempi di una ricostruzione difficile, ma che ci sarà. Il Festival di Sanremo come risorsa per la Liguria, come risorsa per il commercio, per il turismo, per tutto insomma della nostra regione? Ma assolutamente, una media di oltre 10 milioni di spettatori a serata per 5 serate, tutte le trasmissioni collaterali radiofoniche e televisive, oltre 1000 giornalisti accreditati che sono qui a parlare sicuramente delle canzoni ma anche di Sanremo, la promozione che la RAI fa prima del festival per lanciarlo, e poi nei prossimi mesi si parlerà sempre di canzoni del festival e di canzoni di Sanremo, quindi è uno strumento indispensabile per, non solo per Sanremo ma per la nostra regione, tanto che ormai dal 2016 siamo tornati come Regione Liguria a puntare sulla promozione che il festival riesce a dare, con la cartolina che appunto promuove il territorio della Liguria nel suo insieme, senza nessuna località in particolare, appunto con questo spazio riservato qua a Casa Sanremo per accogliere al meglio le decine di migliaia di persone che visitano questo spazio tutti gli anni. Quindi è una promozione assoluta che vale per l'Italia, ma vale anche per l'estero, e che non solo per il turismo ma anche per il commercio e per tutto quello che ruota attorno sicuramente. Cantanti, addetti ai lavori, giornalisti, tantissima gente che ha viaggiato in questo periodo per la Liguria per raggiungere Sanremo, una Liguria che attraverso Sanremo riparte dopo un periodo difficile. Sì, diciamo che la Liguria è ripartita grazie ai Liguri che hanno un carattere forte e che dignitosamente hanno saputo guardarsi le ferite e ripartire nell'immediato. Certamente la kermesse canora permette di vedere la Liguria sotto gli aspetti, come dire, della canzone, quindi della felicità, anche se alcune canzoni sono su alcuni argomenti non proprio allegri, ma questo è lo stesso. Però la kermesse del festival dà l'avvio a questo 2019 in cui speriamo di recuperare in termini di immagine tutto quello che abbiamo perso a seguito delle immagini che sono state trasmesse dalle varie televisioni europee anche troppo ripetitivamente. Una canzone di questo festival o un artista che le è piaciuto in particolare? Io lo dico sempre la domenica, così almeno non faccio né l'uccello del cattivo del malaugurio, magari uno sbaglio. A parte gli scherzi, ho sentito quella di Ultimo, che è bellissima, mi piace molto, e quella dei Bunga Bash, si chiamano così, perché ha un ritmo molto mediterraneo. Festival per la cultura.
Beh, è un momento di grande condivisione popolare di quello che è la forza della musica italiana, in alcuni casi anche straniera, ma soprattutto diciamo è l'elogio della musica italiana in tutte le sue forme, e quindi è chiaro che è un momento di attenzione su quelli che sono i generi musicali che si intrecciano, ma anche di evoluzione. Io credo che sia un grande segnale il festival di quest'anno, perché è un festival che ha saputo davvero evolvere e aprirsi ai giovani e dei generi musicali che prima erano impensabili, quindi pensiamo a tutto il rap che c'è, ad artisti che il grande pubblico non conosceva e che adesso conoscerà e che stanno funzionando. Quindi vuol dire che la scommessa era una scommessa difficile, ma ha dato i suoi frutti, e se si avvicinano i giovani si riesce anche a trasmettere il valore della musica ai giovani. Io ho pensato questo, che il festival alla fine interpreta dall'alto, quindi con scelte artistiche importanti che arrivano dai grandi professionisti, quello che in realtà poi succede anche dal basso. Io ho avuto un'esperienza nelle scuole con un progetto specifico che era i cantautori nelle scuole, noi lo portiamo avanti da 3 anni e abbiamo avuto critici nazionali, Dori Ghezzi, Fossati, sono andati nelle scuole a parlare ai ragazzi dei cantautori, ma alla fine, lo diceva soprattutto alcuni colleghi giornalisti che l'hanno fatto, per far arrivare i grandi cantautori, parlo di De André, di Fossati, di Lauzi, di Tenco, ai ragazzi cosa dovevano fare? Passare dal rap, perché altrimenti i ragazzi non capivano, non uscivano con la voglia di scaricarsi la canzone di chi non conoscevano. E quindi noi abbiamo dovuto evolvere il nostro progetto e farlo diventare cantautori e rap. E il festival è una cosa del genere, e quindi vuol dire che alla fine è lo specchio di quello che accade e lo sa interpretare. Questo credo che sia un segnale importante. Dopodiché mi fa piacere, permettetemi di dirlo, che al festival sia stato detto oggi che non ci sarà il ricordo di De André, a cui noi ovviamente siamo legati, ma l'abbiamo celebrato, abbiamo fatto grandi eventi, soprattutto a Genova, e si ricorderà però Luigi Tenco, quindi il cantautorato ligure ci sarà. Ci sarà un omaggio a Tenco, credo che anche questo sia un segnale importante, poiché venga a Sanremo, vista insomma la storia di Tenco, credo che sia un grande messaggio che spero venga recepito soprattutto dai giovani. Il festival dunque come un orgoglio dell'intera regione? Un festival inteso come orgoglio dell'intera regione? Beh, è un festival nazionale che tenendosi qua non può non avere con sé Regione Liguria, e quindi è chiaro che quella cartolina che viene trasmessa tutte le sere con il nostro mare, il nostro entroterra e la bellezza della nostra terra ha un valore fondamentale, perché viene trasmessa nella trasmissione più vista di tutto l'anno, e quindi è un momento di promozione importantissimo che non vogliamo lasciarci scappare, e non ce lo siamo fatto scappare in questi anni. È chiaro che quest'anno anche il premio che verrà dato è una lanterna, simboleggiare Genova, perché non può non esserci riferimento a Genova, soprattutto oggi con l'inizio della demolizione del ponte, il ricordo delle vittime, però con il ponte che si crea tra Genova e Sanremo nel senso della rinascita e della ripartenza. Anche questo sarà un messaggio importantissimo che arriverà dal festival questa sera, a cui noi teniamo molto. I fatti legati a Ponte Morandi, e coincide con il festival, uno degli orgogli di questa regione da cui proprio vuole ripartire. Beh, intanto da imperiese sono contento che qui a Sanremo, qui nel nostro bellissimo ponente, si sia concentrata grande attività da parte della Regione Liguria. Oramai da quando si è insediata nel 2015 l'amministrazione Totti ha voluto prendere in mano anche questo festival, che è un evento straordinario per Sanremo, per la provincia di Imperia, ma per tutta la Liguria, con iniziative e con una presenza massiccia della Regione Liguria proprio per promuovere questo splendido territorio, che deve sfruttare questi eventi per fare in modo di avere promozione per i nostri prodotti, per il nostro turismo per tutto l'anno. Quindi è un momento sicuramente straordinario. Poi oggi, come diceva giustamente lei, è un momento toccante, un momento importante per la Liguria. Oggi sono cominciati veramente i lavori per smontare il Ponte Morandi, speriamo che si possa ricostruire al più presto. Deve essere motivo di orgoglio questa rinascita attraverso un nuovo ponte, lo deve essere per Genova innanzitutto, per la Liguria ma anche per l'Italia, perché quella drammatica vicenda non ha toccato solo noi liguri, non ha toccato solo tutti i genovesi ma tutta l'Italia. Il Festival di Sanremo come può aiutare a livello di promozione la regione e la città ovviamente ad attirare nuova gente su questa regione che appunto ha vissuto un passato difficile ma che ha bisogno di mostrare al mondo le proprie bellezze? Ma sicuramente innanzitutto
mettendo in mostra la vetrina, quindi organizzando qui a Sanremo in città, come si sta facendo questa sera, come si sta facendo in queste serate, momenti di incontro, di confronto, così le tante persone che vengono a Sanremo, anche se non vanno direttamente all'Ariston, possono avere una città che gli offre delle iniziative per i giovani e anche per i meno giovani, di cultura, di spettacolo, di musica, e che gli possa permettere di, come dire, ammirare la forza della Liguria, l'organizzazione della Liguria, e volerci magari tornare in altri momenti dell'anno. Noi a Sanremo lanciamo durante l'Ariston, durante il festival all'Ariston, uno spot bellissimo di promozione del nostro territorio. Certo, se proprio devo dirla, mi sarebbe piaciuto vedere dei fiori sul palco dell'Ariston, ma questo è un tema che va avanti praticamente da quando ero bambino, quindi non lo so, sarà agli organizzatori, sarà loro fare le giuste valutazioni, ma credo che si debba veramente dare forza con una pressione anche mediatica, con il lavoro eccezionale che state facendo anche voi di Sanremo News come i vostri colleghi, per fare in modo che noi entriamo nel cuore, nella testa delle persone che dicono: ma questa Liguria mi sembra bella, mi sembra che si stiano dando un grande affare, magari la andiamo anche a visitare. Sanremo oggi vetrina, ombelico del paese, come il festival, e grande vetrina per tutta la Liguria. Sì, devo dire che finalmente la regione Liguria è protagonista a Sanremo, che ci accoglie come sempre, e devo dire che con orgoglio che il simbolo della Liguria, della nostra terra, è qui presente, portando la sua tipicità, le sue bellezze e i suoi segni di vita. Beh, insomma, io mi ricordo sempre che sono l'assessore alla sanità, e qui in Liguria si vive bene, si guarisce, ci si cura, il territorio aiuta le persone a vivere meglio. Tanta affluenza in città, in tutta la regione, e quindi all'occorrenza, poi si fa sempre gli scongiuri, bisogna essere pronti anche dal punto di vista delle strutture ospedaliere, una regione che sta riprendendo, sta tornando a correre anche da quel punto di vista lì. Ma sì, la regione Liguria ha dato buona prova soprattutto nei momenti dell'emergenza, dalla tragedia del crollo del ponte a comunque aver affrontato tante criticità nei momenti difficili. Per tradizione è presente anche il sistema sanitario in occasione del Festival di Sanremo per dare accoglienza anche sotto questo punto di vista a tutti gli operatori, tantissimi, ai turisti e sempre come agli abitanti del territorio. Le è piaciuto questo festival? Si è avuto occasione di guardarlo, di seguirlo con un po' di continuità? Stasera finalmente me lo gusterò in poltrona all'Ariston, quindi poi dopo domani ne parliamo allora. Possiamo dire che viene celebrata con una cornice come quella del Festival di Sanremo, che è importante? Beh, direi che migliore cornice non ci potrebbe essere per un giorno fondamentale, io direi la ripartenza vera della Liguria, perché lo smontaggio del ponte credo significhi anche il passaggio da un lutto che portiamo ancora dentro il cuore, purtroppo, e porteremo per molto tempo, verso anche quella ripartenza della Liguria con l'evento forse più rinomato che abbiamo sul nostro territorio durante l'anno. Da dove deve ripartire la Liguria per tornare a sorridere, per guardare al futuro con ottimismo? Guardi, abbiamo una grande sfida, che è quella di arrivare a incocciare, come dire, la stagione primavera-estate con una viabilità importante, dopo anche, oltre al ponte, anche una mareggiata che credo sia stata una delle più negative negli ultimi anni, forse la più negativa nella storia della Liguria, e quindi abbiamo tanti cantieri aperti. La sfida sarà arrivare almeno a avere ripristinato le principali arterie per Pasqua, quindi per il weekend pasquale, credo che sia un obiettivo che ci stiamo impegnando per raggiungere. Uno sguardo anche alla Protezione Civile, tanti volontari impegnati nel Festival di Sanremo, nell'organizzazione e nella logistica. Mi fa piacere vederli, li ho salutati appena sono arrivato oggi. La Protezione Civile è una grande famiglia, e quindi è giusto che in un evento così importante, così significativo, ci siano tante divise gialle a supportare ovviamente l'amministrazione comunale, l'organizzazione, ma ben visibili e riconoscibili, lo ricordiamo sempre, sono tutti volontari, e quindi il nostro grazie va sempre per primi a loro. Grazie mille, assessore. Grazie a voi. Siamo qui nella cornice del Festival di Sanremo a promuovere una Liguria che oggi riparte in una giornata importante, quella legata alla demolizione, la prima parte di demolizione di Ponte Morandi, una Liguria che deve continuare a promuovere le sue bellezze, tra cui i fiori che a Sanremo creano sempre qualche polemica di troppo. Sì, è una Liguria che non si è mai fermata in realtà, certo, purtroppo degli ostacoli li abbiamo avuto, delle grandi tragedie che non dimenticheremo mai, ma non è il momento per piangersi addosso, bisogna con grande determinazione tirarsi sulle maniche, è quello che stiamo facendo, e cercare di portare alla normalità questa bellissima regione che tutti quanti abbiamo nel cuore. Sì,
quella dei fiori è una tematica che tutti gli anni ci troviamo a parlare, a discutere, perché pochi fiori sul palco. Ancora qualche giorno fa i miei amici appena hanno visto il palco, ma come mai i fiori di Sanremo non ci sono? Tanto i fiori di Sanremo ci sono, sono nei bouquet bellissimi realizzati dal distretto florovivaistico della Liguria, col quale ci siamo visti in questi giorni, che hanno proprio realizzato delle composizioni che danno il meglio della nostra Liguria. È chiaro che sono scelte che ha fatto la RAI, scelte non so dovute a che cosa. Noi vorremmo che tutto quanto fosse fiorito, tutto il palco fosse invaso dai fiori. In realtà i fiori ci sono in questo ambiente. Quando si parla di Sanremo, non è il termine, la città Sanremo non significa solamente mare, bellezza, storia, cultura, gioia e divertimento, ma significa anche fiori, floricoltura. Qui è nata la floricoltura in Liguria, qui si conserva diciamo, è ancora una roccaforte della Liguria, ma è chiaro che il festival ci ha dato molto negli anni. Ora il palco è meno allestito, però ripeto, attraverso i bouquet e altre composizioni che vediamo in queste sale piuttosto che in altre che stiamo frequentando in questi giorni, comunque ci fanno ricordare che siamo nella città dei fiori. Non solo fiori, però il festival quanto può essere importante per promuovere altre ricchezze della Liguria? Parliamo di prodotti tipici o più in generale comunque di tutto il patrimonio delle bellezze liguri? Beh, il festival è entrato sicuramente a far parte delle bellezze della regione Liguria e quindi vogliamo anche, tra virgolette, sfruttare questo momento di grande visibilità per far conoscere a tutti quanti i nostri prodotti di eccellenza. Proprio ieri sono arrivato da un'importante fiera che si è tenuta a Berlino e mi sono reso conto che il mondo intorno a noi, gli altri paesi stanno emergendo, stanno correndo, non ci sorpasseranno mai, però ci daranno del filo da torcere. È il momento in cui dobbiamo ragionare molto sull'innovazione e sulla ricerca, anche perché noi abbiamo una grande qualità, una grande fortuna che è il nostro territorio, la nostra biodiversità, il nostro microclima, insomma il nostro ambiente. La Liguria produce sia a livello di fiori che a livello di produzione agricole a 360 gradi il meglio, eccellenze, le nostre sono veramente eccellenze. Dobbiamo sempre più puntare sulla qualità, sul recupero dei terreni abbandonati, ma quello che è il nostro chiodo fisso è la tracciabilità. Dobbiamo sempre più far capire all'utente finale che il prodotto che va a consumare arriva dal territorio ligure, perché prodotto ligure significa assoluta eccellenza. Onorevole Moulet, una città di Sanremo in vetrina grazie al festival, ma tutta la Liguria in vetrina grazie al festival, in vetrina nazionale ma anche internazionale. È un momento di rilancio della Liguria, un rilancio che arriva dopo i lutti che abbiamo conosciuto quest'estate. Il festival è una di quelle occasioni per guardare avanti ed è una grande occasione per Sanremo, per la Riviera di Ponente, di riproporsi per la bellezza che ha e per quello che è capace di fare. Quindi ancora una volta è un'occasione per riaffermare un primato della Liguria, che è un primato innanzitutto di comunità e poi è un comunicato di bellezze, di talenti, di tutto quello che sappiamo. Una regione che, come ha accennato lei, arriva da un momento difficile, dove bisogna migliorare, da dove bisogna ripartire? Guarda, bisogna partire dalle certezze da dare a questa regione. Le certezze sono quelle delle infrastrutture, non è solo e soltanto il Ponte Morandi che è doveroso ricostruire al più presto, ma è il raddoppio della ferrovia, sono autostrade che siano a passo con i tempi e non degli colli di imbuto come avviene ancora sia a Ponente che a Levante, è un piano infrastrutturale che prevede il terzo valico, la gronda. Si deve partire dalle strade, dalle autostrade e dalle ferrovie, dopodiché tutto il resto viene successivamente. Si fa turismo, si fa incami, si ha infrastrutture capaci di accogliere, in questo momento non ci sono. Si può essere soddisfatti al momento di quanto ha portato questo festival in termini di numeri di presenze? Io sono sicuro che si può fare sempre di più e guai se ci si accontentasse dei risultati raggiunti. Il festival può guardare oltre, può guardare, secondo me deve guardare oltre i confini della nazione, e quindi io, se dovessi immaginare il festival e il ruolo di Sanremo, della Liguria in futuro, guarderei molto al di là dei confini italiani. Signor Tomasini, candidato sindaco alle prossime elezioni del Comune di Sanremo, una Sanremo che guarda al futuro anche grazie al festival, uno degli elementi da valorizzare come, insomma, per la città e per la promozione del paese in futuro. Beh, noi pensiamo al festival come un evento che deve durare tutto l'anno. Il binomio festival Sanremo e musica deve essere valorizzato. Di per sé questa settimana è magica,
e noi dobbiamo rendere magica la città tutto l'anno e lo faremo anche unitamente alla nostra regione. Secondo lei può migliorare ancora la città in questo festival? Quest'anno i numeri possono essere confortanti o bisogna dare e avere qualcosa di più? E questo è un problema della RAI. Io guardo molto ai commercianti, alla vita di tutte le frazioni e al ritorno che questo festival ha per la città di Sanremo. Lo share e i problemi di spot sono della RAI, non del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda invece la città, dove può migliorare? Si è parlato di un progetto anche di spostare il Festival al Teatro Ariston. Una struttura nuova può essere una soluzione per il futuro o la tradizione deve insistere sull'Ariston? Risponderei prima di tutto ringraziando il nostro patron Vacchino dell'Ariston per gli sforzi profusi in questi anni. Dopodiché sul Pala Festival ragionerei per una parola che qua viene a mancare, che è la programmazione. Prima di pensare a coinvolgere i privati in un Pala Festival, fare lavorare il Palafiori, perché mi sembra che lavora una sola volta l'anno invece che tutto l'anno. Quindi bisogna parlare di programmazione, perché un ulteriore Pala Festival significa non lavorare, non farlo, bisogna farlo lavorare tutto l'anno e significa programmare prima di coinvolgere i privati.